Manasse, l'altro figlio di Giuseppe, come pure gli altri figli di Giacobbe, hanno molti discendenti nella Chiesa. Ai nostri giorni possono essere entrate nella Chiesa persone che non appartengono al lignaggio di Israele. Nessuno deve pensare che a qualcuno sarà negata qualsivoglia benedizione perché non appartiene al lignaggio di Israele. Il Signore disse ad Abramo: «E io le benedirò tramite il tuo nome, poiché tutti coloro che riceveranno questo Vangelo saranno chiamati col tuo nome e saranno annoverati come tuoi posteri, e si alzeranno e ti benediranno come loro padre». Nefi dice che tutti i gentili che si pentiranno sono il popolo dell'alleanza del Signore. Pertanto, non fa nessuna differenza se le benedizioni del casato di Israele ci pervengono o per lignaggio o per adozione. Alcuni possono sentirsi turbati perché i componenti di una stessa famiglia ricevono benedizioni che li assegnano a lignaggi diversi. Alcune famiglie sono di lignaggio misto. Noi crediamo che il casato di Israele oggi costituisca una grande parte della famiglia umana. Poiché le tribù si sono mescolate fra loro, un figlio può essere indicato come appartenente alla tribù di Efraim e un altro, sempre della stessa famiglia, a Manasse o ad altre tribù. Le benedizioni di pertinenza di una tribù possono quindi essere dominanti in un figlio e le benedizioni di pertinenza di un'altra tribù in un altro. Pertanto, figli degli stessi genitori possono ricevere benedizioni di pertinenza di tribù diverse.